Siamo con l'ingegner Paola Tripodi di ANAS, buonasera, 9 anni di lavori pubblici qui a Fiumicino. La domanda che tutti qui a Fiumicino si stanno facendo: lavori al ponte della Scafa, a che punto sono e se il progetto di un nuovo ponte della Scafa è ancora in piedi? Allora, per quanto riguarda il ponte che stiamo portando avanti, siamo a buon punto. Abbiamo fatto tutta la parte strutturale, che forse si è vista poco perché è fatta nella parte sottostante del ponte, e l'abbiamo completata, quindi siamo passati da pochi giorni sulla parte, sulla parte sovrastante del ponte, quindi avete notato la parzializzazione. Siamo a buon punto perché l'intervento principale strutturale è stato terminato. Ora facciamo un adeguamento sopra della carreggiata e quindi anche della passerella, che la metteremo in sicurezza, e prevediamo di terminare i lavori per il mese di giugno, quindi con la riapertura del ponte in condizioni di sicurezza che ci eravamo previsti. La realizzazione di un nuovo ponte è un progetto completamente abbandonato, quindi? Non completamente abbandonato, però da capire di chi è la gestione, quindi lo vedremo successivamente. Voci di palazzo dicono che il Campidoglio sta ragionando eventualmente, per la realizzazione di questo nuovo fondo, di questo nuovo ponte, di attingere ai fondi per il Giubileo. Conferma queste voci, le smentisce? Non è di mia competenza, quindi bisognerà aggiornarci più in là per questo discorso. Per quanto riguarda invece il viadotto dell'aeroporto? Il viadotto dell'aeroporto, abbiamo terminato il progetto definitivo con l'acquisizione di tutti i pareri autorizzativi. A stretto giro, non più di un mese, avremo il progetto esecutivo terminato, che trasmetteremo a Roma per avere il finanziamento. Anche per il viadotto siamo a buon punto, ritengo, prevediamo di partire con le lavorazioni nel mese di settembre, non più tardi di settembre. Quindi è un importo significativo, cioè l'intervento è importante perché prevede la demolizione del viadotto attuale con la ricostruzione di un nuovo ponte tutto in acciaio, e l'importo si aggira a 27 milioni, quindi sarà un bel intervento. I tempi di realizzazione poi, quindi si parte verso settembre? Si parte di settembre, sì, sicuramente ci sarà una durata di un anno, sicuramente non meno di un anno, però vuol dire demolire e ricostruire l'intero viadotto. Lei ha detto prima che a giugno saranno completati i lavori al ponte della Scafa. Con riapertura del ponte, prevediamo la fine dell'intero intervento e riapertura del ponte. Anche dello svincolo di via Trincia delle Frasche? Sì. Quindi a giugno si riapre tutto. Poi completeremo tutta Aranova, che è la rotatoria di Aranova, che in parte abbiamo aperto nello scorso mese, e lì prevediamo di finire le lavorazioni a maggio, quindi tutta la rotatoria verrà realizzata. Adesso la complanaria aperta direzione Aranova sarà aperta anche in direzione Roma.